Ciao! Ecco come noi possiamo farci consegnare dai nostri studenti quaderni di carta senza toccarli, quindi trasformandoli in documenti digitali. Utilizziamo un'applicazione che si chiama Adobe Scan. Vedete, è la prima, qui in alto a sinistra. Dobbiamo ovviamente accedere. Dobbiamo avere ovviamente il documento a portata di mano. Ecco che, per esempio, questo è una pagina di un quaderno. Adobe Scan, ricerca i bordi della pagina, li individua, tasto continua, poi prendiamo una nuova pagina, automaticamente Adobe Scan cerca i bordi, ma in realtà abbiamo solo queste due pagine, quindi facciamo clic qui di fianco a destra su questa icona ed ecco le nostre scansioni. Dobbiamo ovviamente cambiare il titolo, li chiameremo Mario Rossi Kafka, la data è quella corretta, dobbiamo ruotare l'impaginato per poterlo poi leggere correttamente. Prima pagina, scorriamo, ruotiamo anche la seconda e quindi in alto a destra salva PDF. Adesso che cosa può fare lo studente dopo aver eseguito queste operazioni per consegnare il quaderno? Utilizza il tasto condividi e anziché utilizzare condividi collegamento, che collocherebbe questo PDF in un suo spazio cloud e che può darsi che lo studente non abbia voglia di gestire, e invece di spedircelo via email questo collegamento, noi vogliamo che il nostro studente condivida proprio una copia fisica, quindi scegliamo l'opzione condividi una copia. Non lo facciamo spedire via mail, ma lui salverà sul suo desktop questo PDF per poi allegarlo all'interno di un compito, del compito che noi avremo creato per ritirare i quaderni. Quindi lo salva sul suo desktop, lo salva su file ovviamente, dove lo deve salvare. Entra nella sua classe e si recherà al compito che l'insegnante ha preparato. Aggiunge al compito il file. Era questo, Mario Rossi Kafka. Ed ecco che poi col pulsante consegna noi possiamo ricevere il compito da parte dello studente. Verifichiamo. Adesso io cambio account, entro come insegnante. Sono entrato nel mio corso come insegnante. Mi reco all'oggetto attraverso il quale ho distribuito il compito, eccolo qua. Visualizzo il compito. E cerco il mio allievo di prova. Eccolo qua.
allievo di prova, che ha consegnato il compito di Mario Rossi. Apro il PDF e quindi a questo punto lo posso correggere. Posso inserire un commento, posso aggiungere un commento o una valutazione e poi restituisco il lavoro. In questo caso non è prevista una valutazione, altrimenti avrei anche assegnato un voto al mio allievo.